la miniera d'oro dei dati. Sadiq Khan teme una nuova Grenfell Tower e ancora la Casa Bianca regolamenta l'elettrico. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Sfido chiunque di voi a dire di non aver mai acquistato online negli ultimi 2 anni. L'e-commerce è stato protagonista di una crescita esponenziale e sono molte le aziende che si sono rivolte a questo strumento per aumentare i propri ricavi. E i dati che i clienti lasciano online sono una vera e propria miniera d'oro. Lo sa bene IEM, la prima business intelligence made in Italy. Ma capiamo bene che cosa fa dalle parole di Luciana De Fino, Chief Operating Officer di IEM. IEM è un'azienda campana che nasce nel 2018 dall'idea dei suoi fondatori Giuseppe Lombardo e Liberato Strazzullo, che hanno deciso di combinare le loro competenze ma anche la loro visione per dare vita a una soluzione in grado di supportare le scelte data-driven per il mondo e-commerce. Quindi noi abbiamo sviluppato una business intelligence. Quello che fa è collezionare i dati che arrivano dalle varie fonti. Quindi immaginiamo la piattaforma e-commerce dove l'utente lascia traccia dei suoi comportamenti, delle sue abitudini, anche dei propri desiderata, ma anche da tutte le sorgenti esterne, tipicamente i canali dove vengono svolte attività di digital advertising, piuttosto che i dati che arrivano dai marketplace. Riusciamo a collezionare tutti questi dati e li rappresentiamo in modo che possano guidare le decisioni in maniera efficace per aumentare i margini, ma anche sui costi. Nasce nel 2018, prima ancora della pandemia, ma è risultata molto utile in tutti i settori proprio in virtù di questa crescita enorme, sproporzionata e in attesa del mondo e-commerce. Ma quali sono i numeri di questo mercato? E i dati che lasciamo online fanno diventare noi il prodotto? Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Standard di sicurezza più rigorosi e politiche antincendio severe e pianificate. Questo è l'appello che il sindaco di Londra, Sadiq Khan, lancia dalle pagine del Guardian, ricordando la tragedia che 5 anni fa colpì gli abitanti della Grenfell Tower. In fact, as mayor, my message to them on this anniversary is that you're not alone. London will be with you every step of the way as we bid to uncover the truth and secure justice for the 72 innocent people who died. Il primo cittadino si rivolge al governo britannico chiedendo a gran voce quelle riforme che, per quanto necessarie, sono ancora inesistenti. Nel giugno del 2017 un orribile incendio distrusse la Grenfell Tower causando 72 vittime. E nonostante siano emerse prove sulla irregolarità della costruzione, nessuno è stato ancora ritenuto realmente responsabile della tragedia. Il timore del sindaco di Londra è che si possa scivolare all'indietro in materia di sicurezza degli edifici e che quanto accaduto rimanga solo un'enorme tragedia che però non ha insegnato nulla, che non ha portato alcun cambiamento e che rischia inevitabilmente di ripetersi. La corsa all'elettrico è iniziata e oltre a far bene il pianeta c'è chi vede la possibilità di far bene anche al proprio portafoglio. Per evitare che ci sia chi ne approfitti, l'amministrazione Biden ha stabilito una serie di nuovi standard per favorire l'installazione di 500.000 colonnine elettriche negli Stati Uniti entro il 2030. La nuova regolamentazione traccia delle linee guida statali per l'assegnazione dei contratti per progetti di ricarica di veicoli elettrici, indirizzando le aziende che li ottengono a costruire caricabatterie più convenienti e accessibili a più persone. Le stesse regole delineano i tipi di progetti che non riceveranno denaro federale, ovvero le stazioni di ricarica proprietarie a cui possono accedere solo i veicoli di una determinata società, come ad esempio la rete Supercharge di Tesla.
L'attuale esperienza di ricarica negli Stati Uniti è intensamente frammentata, soprattutto per le persone che non possiedono una Tesla. Con questi nuovi standard si mira a rendere il processo più democratico, con buona pace del portafoglio di qualcuno.